Amici di Corse di Moto TV, torna qui a Vallelunga il secondo round stagionale del Who's Who Chief Edition 2024. Andiamo a vedere come se lo sono cavata Michele Pirro, Velini al posto di Mantovani, Davide Stirpe, Ale Del Bianco, Luca Vitali e ovviamente i due giornalisti, Motosprint Ale Di Moro e Corse di Moto Andrea Pericioli. Andiamo. Prosegue il Who's Who Chief Edition 24, Davide Stirpe, ciao Davide. Ciao, buongiorno. Ma com'era la classifica poi? Adesso la vedi la classifica. Ti sei preparato in questo mesetto? Ma io guardo sempre moto, quindi se apri Instagram mio è solo moto, quindi lo faccio in automatico. E allora schiscia play e partiamo. Guarda che figuraccia. Vai. Allora adesso la sigla e comparirà la classifica generale, aggiornata chiaramente al primo round, quindi puoi anche commentarla. Vabbè. Classifica arriva, eh. Oh, Alessandro. Stirpe con Di Moro di Motosprint in prima posizione, poi ci sono Pirro Del Bianco, Mantovani, Vitali e Pericioli. Comunque, come vedi, a Misano è iniziato bene. Adesso vediamo a Vallelunga di confermare. Duan. Michael Duan, uno su uno per Davide Stirpe, la più facile. Ho esitato, ma il casco non mi ha fregato. Abe. No. E chi è? Mi cadi su Loris Capirossi, vai, no. vai. Dai girocato, mi cadi su Loris Capirossi e il suo casco metallaro. Lo sapevo. Troy Corser. No. Bayliss. No. Era Cal Fogarty. Casey Stoner. Casey Stoner col 125 KTM. Arriviamo alla più difficile di oggi. Arada. No. E il collaudatore Lucchi. Grande Marcellino Lucchi. Prendi 9 punti. Bravo, bravo. Mi sei caduto su Capirossi che... Beh, Capirossi è anche... Però Capirossi è un po' più semplice. Beh, Fogarty poteva trarre in inganno, ma Loris... No, perché quel casco lì con quella grafica con tutti gli uno, la usavo sempre a Superbike, boh, 90, boh, 2000, non mi ricordo l'anno, e io prendevo sempre Fogarty col Ducati, e quindi io ho visto il casco, dico... Bayliss, perché poi prendevo sempre Bayliss sulla PlayStation e quindi mi ha fregato quello lì. Però secondo me i 9 punti di Lucchi ti faranno far della strada. Davide, ci vediamo con l'Usu dove? A? Usu a Mugello. Bravo Davide, ciao. Ciao ragazzi. Inizia sempre con della polemica l'Usu di Luca Vitali, ma ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, schiscia play, andiamo con round di Vallelunga, perché adesso passa anche la classifica generale, così me la puoi commentare, Luca, dopo la tappa di Misano. Misano per me è stata proprio un disastro. Vediamo se è un disastro. Classifica generale, in testa ci sono Stirpe di Moro, Pirro Del Bianco, Mantovani, Vitali, Pericioli. Vitali purtroppo dopo Misano è un po' il farino di coda con Andrea Pericioli, ma... Beh, è colpa di Pericioli. Ma sono sicuro che ti rifarai in questo round di Vallelunga, pronto, vai! E Duan. Duan, uno su uno, dai, la più facile. La seconda. Grazie. Bravo. Abe. No. Capirossi, due su due per Vitali. Ma cacchio guidava? Cato, 3 su 3. Bene, vedi, mi vai a rimonta. Oggi siamo carichi. Questo è Chili. No. Fogarty, Carl Fogarty, 4 su 4. Questo è Callio, Stoner. Casey Stoner, 5 su 5 è la più difficile. Lucchi. Marcellino Lucchi, Amplendi, Luca Vitali. Ci vediamo alla prossima. Si deve concentrare, parto le qualifiche, bravo Luca. Grazie, ciao. È la volta di DB qui al Husu, ciao DB. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora vai, schiscia play, andiamo a vedere intanto la classifica generale dopo il primo round di Misano, vediamo come sei piazzato. Sono curioso, avrei dovuto studiare di più forse, vediamo un po'. Hai avuto un mese e mezzo, eh? Lo so, ma molti impegni, sai. Hai ragione, corsi, pilota. Male. Oh, pari con Pirro, 13 punti, quindi 3 punti dalla vetta, non è male. Siamo. Allora, la mamma è stata male, capito? Volevo studiare, la mamma è stata male, il cane ha avuto un problema, solite cose che... Si è mangiato i compiti. Esatto. Allora, pronto, vai! Barros, Biaggi? No. Duan. Duan, una su una per Grazie. DB. Vai. Abe. No. Ray, no, non lo so. Capirossi con 2,5. No!
Giroccato, facilissimo, bellissimo, bellissimo. Dai, giroccato, dai. Giroccato, oh, comunque con il capirossi lì sta mettendo in difficoltà, eh. Inganna, bravo. La guida poi inganna. La so questa. Di Kocinski. No. No, l'ha perso, l'ho perso. Fogarty. No, non... Stoner. Stoner, Casey Stoner, quella da 6 punti l'ha presa, la più difficile, 9 punti. Pronto? Schwanz? No. Era Marcellino Lucchi. Guarda, la wild card nazionale, cavolo, ho sbagliato, no. È un DB un po' sottotono qui a Vallelunga. Ho accusato un po' la gara, sono in burnout, devo studiare meglio, devo prepararmi di più. Dove ci vediamo per l'USU? Ci vediamo alla prossima gara a Mugello. Ciao DB. Qui è arrivato il presidente Cesare, ti aspettiamo al National del Bianco. Ci lavoreremo, ci penseremo. Ci lavoreremo, ciao, grazie. Quest'anno all'USU partecipa anche Andrea Mantovani. Ovviamente Andrea è impegnato in questo weekend in cui il Civa Vallelunga a Barcellona con la moto e quindi verrà sostituito dal team manager Alessio Veleno Velini. Ciao. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Velini, sono due giorni che pensa che mi verrà a proporre Phil. Allora, questo è un quiz basato su 6 foto a difficoltà crescente. Vengono assegnati dei punti, bisogna riconoscere in 5 secondi il pilota. Secondo me tu li riconosci tutti perché hai esperienza. Puoi schiacciare play e vediamo cosa succede. Adesso vedrai la classifica generale. Non mi ricordo come è messo Mantovani, ma non era andato male. Quindi mi raccomando, Alessio, ti tieni alto il no. Allora, classifica generale. Stirpe di Moro 16, Pirro del Bianco no, Mantovani, beh dai, Mantovani 11, insegue a 5 punti alla vetta. Siamo pronti con il primo pilota del round di Vallelunga del USU. Adesso andiamo, pronto? Vai! Questo è Duan. Duan, uno solo per Velini, un punto. Questa è la sesta foto, bravo, bravo Velini. Dai! Questo è... Orca miseria. Cadalora? Mi cadono tutti su Capirossi, vai! E questo è Cato. Cato, dai, 2 su 3 per Velini, buono. Adesso vediamo quelli più difficili, eh. Questo è Corser. No. No. Allora è Fogarty. Fogarty. 4 punti per Velini. Va bene, va bene. E questo è Callio. No. No, è Stoner. Casey Stoner. Adesso arriva la più difficile. Arriva la più difficile, eh. 34 è Reggiani. No. No, è Catala... No. 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 Era il collaudatore di Aprilia, ma... Ah, Lucchinelli, no, Chi sei? È un po' troppo lunga l'hai fatta. No, Lucchinelli. Marcellino Lucchi. Lucchi, cazzo! Io credo che un punto lo abboneremo a Velini che fa la sostituzione di Mantovani. Va bene, mi sono perso un po' sull'ultimo. Sai cosa mi stupisce? Che in tanti mi state sbagliando Capirossi. Porca miseria, io infatti lì sono rimasto un po'... Quanto ho detto corretto? Cadalora mi pare detto. Sì, con quel casco che no, era quello tutto argentato. Sì. Però al volo così, la tensione un attimino si concentri poco. Velini non ha mai sentito la gara in vita sua, ha sentito la pressione dell'USU. Bravo, ci vediamo a Mugello. Grazie mille al Mugello, ciao. Continua la cavalcata qui a Vallelunga del USU, è la volta di Andrea Pericioli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora devo fare una premessa, il buon Pericioli ha accettato di giocare contro sole, quindi... Mostriamo bene le condizioni climatiche. Quindi per una volta, quando magari non mi riconoscerà un pilota, ci sarà almeno la scusante dell'abbaglio. Puoi schisciare play, così intanto guardiamo la classifica generale, come ti vede piazzato. Ti dico... Guarda, ho già un presentimento. Così, vedo, prevede. È partito? No. No, vai. Sì, vai, siamo dai. Sicuri? Puoi andare, io ho bisogno togliere gli occhiali, se no non vedo niente. E devo dire che ha già giocato qualche pilota. Molto bene Luca Vitali in questo round per ora. Penso che tu possa... classifica generale, attenzione. Davide Stirpe di Moro a 16, Pirro del Bianco a 13, Mantovani a 11, Vitali Pericioli a 7. Ho fatto un conto, mi aspettavano almeno il doppio dei punti. Ecco, però, vabbè. La polemica, eh. Siamo pronti, primo pilota, vai. Mick Duan. Mick Duan, 1 su 1 per Andrea Pericioli, molto bene, anche risparmiato dei secondi, incredibile. Bravo, vedi, bravo, bravo. Giancarlo Falap. No. No. Okay. Era Loris Capirossi. Da questo. Dai Girocato, molto bene Pericioli. Andiamo sul podio, 4 punti per Ducati.
era Carl Fogarty. Dai, questo a questo Periccioli 27. Giancarlo Falappa. Casey Stoner, c'ha con Falappa, gli mettiamo Falappa del prossimo round. Ultimo, il più difficile, numero 34, Aprilia. No, non ci vedo un cazzo. Io devo era Marcellino Lucchi. Scusa, ma non puoi mettere una livrea nera contro sole, io non vedo niente. Adesso mi dirà, lo rifacciamo all'ombra, grazie al Pero. Allora, ce l'hai con Falappa, Andre? Ho visto rosso, io non vedo niente. Tu quando vedi rosso è Falappa. No, ho visto rosso, mi sembrava Falappa, poi non ho visto la marca della moto. Adesso sveleremo anche un arcano, così per tutto l'anno tutta la sala stampa è contenta. Il tuo cognome è Periccioli o Periccioli? Vi lascio nel dubbio, no, però no, Periccioli. Avevo ragione io, dico, è Periccioli, non Periccioli, è Periccioli, è Periccioli. Allora, ci vediamo con l'USUA. Al Mugello. Al Mugello in casa. Io, siccome sono in protesta, non mi presenterò. Mamma mia, cominciano. Già mi toglie punti qui il signor. Lei come si definisce? Lei è il conduttore. Il pregiato conduttore dell'USU. Già mi toglie punti per favorire altri concorrenti. E in più mi fa disputare la mia puntata in condizioni assolutamente svantaggiose, vorrei dire. Devo dire che avrei dovuto mettere di moro. Però ricorso all'AIA. Hai ragione, stavolta hai ragione. Avrei dovuto mettere di moro contro sole. No, io queste cose me le appunterò, farò ricorso. La classifica dopo questo round sarà subiudice. Io l'avevo avvisata prima di partecipare. Che, conoscendolo mi chiederà anche i danni, mamma mia. Ovvio, farò in modo che lei mi dovrà risarcire una profumata cifra. Benissimo, ecco, la morale è che ci perdo sempre dei soldi. Ci vediamo a Mugello. Ciao ciao. Siamo agli sgoccioli di questo USU Cividition qui a Vallelunga. E quindi teniamo sempre per ultimo Ale Di Moro. Ma Ale, siamo indietro di una premiazione, perché premiamo ufficialmente il vincitore dell'edizione 2023, Ale Di Moro di Motosprint. Eccolo qua. Come ti sembra? Beh, fighissimo. Adesso però bisogna riuscire a difenderla. Adesso bisogna riuscire a difenderla. Io la poso un attimo, così ti lascio le mani libere. Tu ovviamente questa coppa, immagino, la metterai in bacheca a casa. Assolutamente sì. Cioè, più importante di quelle dello snooker. Brava, è vero. Un grandissimo giocatore di biliardo. Allora, ti dico, secondo me ho visto risultati alterni. Chi non mi aspettava è andato benissimo, chi mi aspettava andasse bene è andato malissimo. Quindi La vera domanda è: Periccioli com'è andato? Malissimo. Allora va bene, vai. È facile allora. Allora, schiscia play, caro Ale. Vediamo cosa ci riserva questo round di Vallelunga del USU Cividition. Va bene, c'è la sigla, c'è la classifica, perché ho messo la classifica così puoi commentarla. Classifica generale aggiornata chiaramente al primo round di Misano. Ah, Stirpe è alla pari? Stirpe con Di Moro 16, poi Pirro del Bianco e poi Andrea Mantovani, Vitali e Andrea Periccioli. Allora, adesso siamo pronti per partire con tutto quello che è il round di Vallelunga. Pronto, vai! Beh, questo è McDuan Honda. McDuan, uno su uno, lui dice nome, cognome e moto, a differenza degli altri. Va bene, seconda foto da due punti. Questo no, non lo so. Non hai ingannati tutti. Loris Capirossi, Honda 2,5. Dai girocato Honda, 2 su 3 per Di Moro. Capirossi, io non pensavo, l'ho messo tra i facili. La sapevo. Questo è Carl Fogarty Ducati. Arriviamo alla penultima. Casey Stoner KTM, ad essere la più difficile per Ale Di Moro. Yeah. Vediamo un po'. Urca. Attenzione, mi perde la leadership, mi sa, eh. Era Marcellino Lucchi, collaboratore dell'Aprilia, vincente al Mugello. Potevo arrivarci effettivamente. Devo dire che secondo me in questo round di Vallelunga un po' ha influito il riflesso solare, perché vedo che... È possibile effettivamente, non avevo abbastanza grip. Qualunque angolazione scegliamo vedo che insomma abbiamo un po' di problemi. Ma la stagione è lunga, caro Ale, avrai modo di difendere la coppona conquistata, quindi ci vediamo a... Al Mugello, stavolta non avrò la gomma fallata.